Beato colui che riesce a vedere l'oro nel piombo. Beato colui che riesce ad osservare quell'entità al proprio interno che può vedere l'oro nel piombo. Beato colui che riesce a testimoniare l'osservazione di un'entità che riesce a vedere l'oro nel piombo. E così potrei continuare all'infinito, perché di questo si tratta il grande lavoro di osservazione e di auto-osservazione, cioè quello di creare subito, immediatamente, sempre e comunque un testimone all'infinito. Comincio ad osservare le due parti che compongono la mia struttura, cioè la parte verticale e la parte orizzontale, la parte interiore e la parte esteriore, la parte femminile e la parte maschile. E nel momento in cui l'osservatore interiore comincia ad osservare e si attacca ad una delle due parti, ecco che un'altra parte al proprio interno prende il posto dell'osservatore. Quando quella parte che prima osservava e poi si rituffa all'interno della dualità, viene risucchiata all'interno della dualità, ecco che un'altra parte emerge ad osservare, a testimoniare. Ed è veramente beato colui che riesce a comprendere queste parole che io ho appena detto. Beato perché in questo momento di grande trasformazione è una di quelle persone destinata ad acquisire consapevolezza, ad acquisire un insegnamento che è ancestrale e che in questo momento particolare, cioè proprio ora che ci stiamo avvicinando al grande periodo dove il collettivo si trasformerà ulteriormente, ora è estremamente importante mettersi all'opera, assolutamente importante. E il lavoro di osservazione è il lavoro che sta alla base dell'alchimia spirituale, l'alchimia trasmutativa, cioè quell'alchimia che lavora ad ottavi superiori, l'alchimia psicologica, dove la semplice osservazione riesce a trasformare la realtà. E questa è un'azione che richiede grande forza interiore, grande volontà. E la volontà viene fuori di solito da un periodo in cui la propria vita viene messa a rischio, perciò una malattia, una grande sofferenza, un grande dolore. Un dolore che prende le sembianze del piombo, che prende le sembianze di Saturno. Allora, quando la persona riesce a vedere immediatamente, non dopo tanto tempo, ma immediatamente riesce a vedere il dolore che arriva e riesce a vedere che in quel dolore è una possibilità di evoluzione spirituale, di crescita spirituale, vuol dire che quella persona è sulla buona strada per riuscire realmente ad essere utile alla grande trasformazione in atto. Quella trasformazione che, come vi ho detto già nei video precedenti, per quanto riguarda il sistema di cui io mi occupo, il sistema numerologico, comincerà numerologicamente tra 13 anni, cioè nel 2036. Fino al 2036 c'è un numero che governa, e governa fin dal 1955, ed è il numero 9, l'elemento fuoco, l'elemento superficiale, grossolano, materiale. Ve ne ho già parlato abbastanza. Dal 2036 incomincerà e subentrerà l'era del numero 8, dell'elemento terra. Numero 8. Come vi ho già accennato nei precedenti video, le persone predisposte, in qualche maniera poi scelte dalla natura e dall'esistenza per poter acquisire quegli insegnamenti in maniera anticipatoria in confronto ad altri, per queste persone è questo il momento, queste persone sono già all'interno dell'otto, sono già all'interno della grande trasformazione. E l'ultima sberla di Saturno, del piombo che è arrivata con la pandemenza, ha svegliato loro. Questo è il momento di operare approfonditamente all'interno di quel grande insegnamento che ci arriva dalle profondità della nostra storia, cioè dall'antico Egitto, dalla Grecia, dell'alchimia, della grande opera alchemica. E la grande opera alchemica si divide in tre fasi. La prima fase è proprio quella dell'anigredo, dell'opera al nero, laddove si va a separare la dualità, laddove c'è lo scioglimento, la soluzione, laddove c'è la separazione della dualità, laddove la dissociazione dei misti arriva per far sì che ci sia lo spazio, il posto per l'osservatore, per il testimone. Allora questo continuo lavoro, che nell'opera al nero viene fatto quotidianamente, questa opera mira proprio a creare spazio tra una parte e l'altra. E una volta che si è creato questo spazio, si ha la possibilità di poter mettere in quello spazio l'osservatore. E in un primo momento, nei primi momenti, l'osservatore che viene risucchiato poi dalla dualità, perché manca proprio l'esperienza, no? dell'osservazione. Ecco che il grande segreto degli alchimisti sta nel sostituire continuamente l'osservatore, come ho detto all'inizio di questo video, il testimone che viene risucchiato dalla dualità, dalla parte maschile o femminile, dall'alto al basso, dal verticale, dall'orizzontale e via di seguito, viene sostituito immediatamente. Perciò l'osservatore viene osservato da un altro osservatore. Qualcosa di incredibile, sembra qualcosa di incredibile lì per lì, ma poi ci si rende conto quanto sia importante questa azione perché si vada a creare il testimone, e il testimone poi rimane in postazione. E una volta che il testimone rimane in postazione, vuol dire che si è superato la parte, l'opera al nero, l'anigredo, e si entra in un'altra fase, cioè laddove questa separazione che è tenuta proprio dalla testimonianza dell'osservatore che vede una parte e l'altra, che vede il piombo, poi vede l'oro, vede il piombo nell'oro. Ecco, il vedere l'oro nel piombo vuol dire entrare nella seconda parte, cioè nell'albedo, cioè nella congiunzione poi, no? Nella conuctio, laddove si riesce a mettere insieme le due parti, si riesce in questo matrimonio, nozze alchemiche vengono chiamate, tra il re e la regina, laddove viene poi creato filium philosophorum, il figlio del re e della regina. Questo figlio è chiamato a sublimare l'energia e a trasformare realmente poi il piombo in oro. Però, come vedete, tutto parte da un'opera al nero che ha in sé alcune parole fondamentali, e noi entreremo all'interno di questa opera al nero da settembre, precisamente dall'11 settembre, e staremo insieme per 13 settimane. In queste 13 settimane sarà un susseguirsi di insegnamenti alchemici, ci faremo aiutare da Ermete Trismegisto, che è proprio l'archetipo iniziatore della testimonianza tra i due regni. Ci faremo guidare anche da Carl Gustav Jung, che è in qualche maniera l'ultimo alchimista che ha dato l'opportunità a tutti noi di comprendere il linguaggio alchemico, che fino ad allora, fino ai suoi studi, era impresso soltanto attraverso i simboli nelle immagini alchemiche. E ci faremo anche aiutare da altri personaggi quali Paracelso, Giordano Bruno, ed attraverseremo questo momento molto dark dell'opera al nero da settembre a dicembre, facendoci aiutare anche da altri personaggi che arriveranno a darci mano in alcuni insegnamenti che hanno a che fare con la spagiria. La spagiria, che è proprio l'ambiente farmacologico alchemico, l'astrologia. Miei cari amici che entreranno all'interno delle settimane, che faranno delle apparizioni in qua e là, ci daranno la loro sapienza, e anche in persone che lavorano all'interno dei mandala, dei colori, del riuscire a lavorare anche attraverso i disegni, mettere insieme un mandala, come vi ho già accennato nel video precedente, vuol dire mettere ordine dal caos, proprio riuscire a fare ordine dal caos è un po' come ritrovare la pietra filosofale lavorando sulla materia prima. La materia prima è proprio il caos che viene in qualche maniera poi messo in ordine da questo gran lavoro alchemico. E noi entreremo all'interno dell'opera al nero, della nerezza, della darkness, ed è proprio un momento, un percorso iniziatico, questo c'è da dirlo, è un percorso iniziatico, laddove noi, con questo bel gruppone che si sta formando, siamo già veramente in tantissimi, riusciremo a darci mano l'un l'altro, così come ci siamo dati mano l'un l'altro nel momento in cui il piombo ha fatto la sua capatina, nel momento della pandemenza, che credevamo di essere soli, invece poi un grande alchimista da numero 8 infinito, qual è Michele Giovagnoli, fratellone bello, attraverso di lui ci siamo riuniti all'interno di un cuore, il cuore che è proprio la sede dell'alambicco dell'alchimista, laddove poi andremo a mettere le due parti che dovranno putrefarsi e dovranno in qualche maniera poi nel cuore, perciò nel fuoco che sta all'interno di quella volontà, di quella forza, di quel coraggio, di quell'amore che noi conosciamo, quel fuoco riuscirà in qualche maniera a far evaporare l'umidità in eccesso all'interno di questo alambicco e a regalarci quel sale alchemico che è l'elisir di lunga vita, un elisir di lunga vita che sta a significare, come vi ho già accennato nel video precedente, quello di non dover per forza nella prossima vita sentirsi in una gabbia. Per quello che, insomma, guardate sotto al video, troverete tutto il necessario, soprattutto l'indirizzo per poter entrare all'interno di questo percorso che si chiama la via alchemica. Andate su www.yogadacasa.it, prendete il coupon gratuito ed entrerete proprio nel gruppo dove ci sarà le prime dirette, che è la prima settimana introduttiva alla grande opera alchemica. Bene, questo è stato un bel pippone, veramente. Se siete riusciti ad arrivare fino a questo punto vuol dire che siete veramente pronti ad entrare all'interno di questa quintessenza, all'interno di questo seme di vita, all'interno di questo griglio, laddove poi questo seme deve morire sto seme per dare l'opportunità alla piantina di venire fuori, deve proprio morire sto seme. Bene, grazie veramente della vostra preziosissima attenzione e come sempre forza, amore, coraggio e volontà.